How's it going? Hi. Hi. Nice to meet you. I'm Matt. Nice to meet you. Yes, we're getting ready for the recording. Ok, sì, certo. In radio sono Chiara Nicoletti dalla 73esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Sono in compagnia di François Ozon, Paola Berri, Pierre Ninet, regista e protagonisti di France in concorso. Benvenuti. Merci, bienvenue. Ciao. Je suis content d'être ici, je suis un peu fatigué. Ciao. Grazie mille, ciao. Allora, ho letto, non so se è corretto, che ancora prima di trovare questo libro, quest'opera teatrale di Maurice d'Ostend, già era alla ricerca di un film che parlasse di bugie, di menzogne, dopo tanti film sulla verità, è corretto? Avant même de découvrir la pièce de Rostand, vous avez cherché une histoire qui parlait de mensonges et de vérité, c'est vrai? Oui, la première idée, c'était effectivement de faire un film autour du secret et du mensonge dans une période dramatique pour montrer que parfois le mensonge et le secret pouvaient avoir des effets bienfaisants. Et il me semblait intéressant d'aborder ce thème aujourd'hui où on est obsédé par la vérité et la transparence et montrer que des fois une part secrète peut aider à vivre et surtout dans les moments de difficulté. Sì, è vero che volevo realizzare un film che parlasse non soltanto della menzogna, ma del segreto, soprattutto in un periodo drammatico, e mostrare che in fondo avere un segreto può anche fare del bene. Credo che questo sia importante, soprattutto oggi che siamo così ossessionati dalla verità e dalla trasparenza. A proposito, poi ha scoperto che già Lubitsch si era ispirato a quest'opera teatrale in Broken Lullaby. Una domanda per lei, ma anche per i suoi attori. Come si è confrontato con questo film? Quante cose ha cambiato? Sappiamo che è solo partito da quest'opera teatrale per poi andare in diverse direzioni. E a voi attori volevo sapere se vi eravate interessati all'opera teatrale, se avevate visto poi il film e come vi eravate relazionati su questo con François Ozon. Allora, la question di François, après vous avez découvert le film de Lubitsch e comment vous avez traité cette adaptation que Lubitsch avait fait, le point de départ, qu'est-ce que vous avez changé? Et pour les réalisateurs, les acteurs, pardon, est-ce que vous avez vu ces films? Vous avez tiré des inspirations? Vous avez vu aussi d'autres films pour vous préparer au rôle? En fait, très vite, je me suis rendu compte que mon film allait être très différent de Lubitsch parce que le film de Lubitsch est raconté du point de vue du jeune homme français. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le point de vue de la jeune femme allemande sur cette histoire. Et puis l'autre chose, c'est que Lubitsch a fait ce film dans les années 30 sans savoir qu'il allait avoir une seconde guerre mondiale. Donc forcément, il y a une autre perspective sur l'histoire. Sì, diciamo che il film di Lubitsch è molto diverso dal mio, innanzitutto perché il suo protagonista è un francese, mentre la mia protagonista è una giovane tedesca. Io volevo proprio adottare questa prospettiva. In più Lubitsch ha realizzato il suo film negli anni 30, quando non poteva immaginare che ci sarebbe stato un secondo conflitto mondiale, quindi è molto diverso. Moi, c'était François qui nous a demandé de voir le Ruban Blanc et Splendor in the Grass, je pense pour montrer les deux atmosphères différentes pour entrer la tournage. Et puis avant, je ne voulais pas voir le film de Lubitsch parce que je pense si on raconte une histoire, ça n'aide pas de déjà vu une interprétation. Ça peut te bloquer comme ça. Là, quand la première, c'est ce soir. Après, je suis très contente de le voir.
François ci ha chiesto, per prepararci così all'atmosfera, soprattutto all'ambientazione del film, di vedere Il nastro bianco e Splendore nell'erba. Per quanto riguarda il film di Lubitsch, io non ho voluto vederlo perché avevo paura che mi bloccasse il fatto di vedere già un tipo di interpretazione di una storia analoga. E dopo stasera, dopo la prima a questo festival, lo vedrò. Non, mais je vais dire la même chose que Paula, effectivement. Moi, je voulais pas voir le film de Lubitsch parce qu'il s'agissait en plus, merci, pas d'un remake, mais d'une interprétation très libre du film. Et j'avais pas envie, effectivement, d'avoir des images déjà en tête ou la sensation qu'il manquait quelque chose à un moment, ou au contraire que quelque chose d'ajouté me gêne. Donc, pareil, je vais le regarder avec Paula tranquillement, maintenant que tout ça est passé. Et on a regardé les mêmes films parce que François avait les mêmes références en tête. C'est vrai que l'ambiance du ruban blanc, on y a pensé tout de suite en lisant le scénario, même à l'époque où c'était pas en noir et blanc déjà le film. Voilà. Devo dire che condivido quello che ha detto Paola, anch'io non volevo vedere il film di Lubitsch, innanzitutto perché questo non è un remake, ma è una diversa interpretazione della pièce a cui anche il lavoro di Lubitsch si ispira, e non volevo bloccarmi per delle immagini o sentire che mi mancasse qualcosa o al contrario che ci fosse qualche cosa di aggiunto. È vero anche che i riferimenti sono gli stessi e che Il nastro bianco è un film a cui ho pensato subito per via del bianco e nero in particolare. Una domanda per gli attori, però François Ozon è ovviamente coinvolto. Come avete lavorato a rappresentare questa ambiguità, a rappresentare appunto, come dicevamo prima, la menzogna riparatrice, la bugia per placare il senso di colpa? La question c'est pour vous les acteurs, comment vous avez incarné cette ambiguïté entre la vérité et le mensonge et aussi ce côté thriller de l'histoire du film? Moi je pense que la question morale c'est très très intéressante dans ce film-là parce que oui, la question c'est bien de mentir ou pas, c'est mieux de dire la vérité ou pas. Je pense que c'est un topic assez complexe, mais pour moi comme une actrice, c'était énorme. Qu'est-ce que j'ai appris avec le film, parce que ça te montre des questions différentes, des voix différentes, on dit ça? Alors, là... Attends. Alors, de... you can see it different. You can see différents points de vue? Oui. Donc... È verissimo che la questione morale in questo film è molto importante, quando è giusto o non è giusto mentire, dire la verità, è un argomento molto vasto e complesso, e doverlo in qualche modo incarnare è stato un lavoro enorme. Io ho imparato davvero tantissimo come attrice su questo set. Sì. Déjà, entre de bonnes mains, parce que je sais que sur la thématique de l'ambiguïté, l'intelligence du maniement de l'ambiguïté pour le spectateur, François Ozon, pour moi, est très fort là-dedans. C'est un très bon raconteur d'histoire dans ce sens-là. Ensuite, moi, c'est ce qui me plaisait beaucoup aussi, c'est de créer des fausses pistes avec ce personnage, de montrer que dans un mensonge, il y a toujours une part de vérité, et que dans la vérité, parfois aussi... on peut découvrir que ça peut tenir du mensonge. Donc cette ambiguïté-là était déjà présente au scénario, dans le scénario de François. Maintenant, moi, j'ai aimé travailler dans ce sens-là et être aussi le premier menteur de l'histoire, le premier conteur, puisqu'il y a un lien évident avec l'idée de fiction et l'idée de répondre à l'envie de croire des gens, aux besoins des gens de croire. En ça, je trouve que le film tient un propos universel aussi sur la fiction et sur les artistes. Sapevo innanzitutto di essere in buonissime mani, perché chi meglio di François ha trattato già questo tema nei suoi film precedenti, e la sottigliezza con cui riesce a farlo è veramente straordinaria. Mi è piaciuto molto il fatto che il mio personaggio dia delle false piste all'inizio, mi ha divertito il fatto che nasconda l'importanza in qualche modo e parli dell'importanza della verità all'interno della menzogna. E via dicendo, ma questo tema dell'ambiguità era anche presente già nella sceneggiatura, quindi è stato semplicemente
questione di lasciarsi andare e di seguire le indicazioni per riuscire a incarnare tutto questo. Io sono il primo bugiardo della storia, del racconto di questo film, e sono anche il primo narratore in fondo, quindi c'è anche in questo un'ambiguità tra la realtà e la finzione. Grazie mille, grazie. Vi ringrazio, in bocca al lupo, grazie mille. Se riesco a arrivare.